2023 continua, ci troviamo al padiglione 10 nel territorio minato della pasticceria e della cioccolata, e dico minato caro Luigi Biasetto, il maestro pasticcere che è a fianco a me, perché parlare di cioccolata è davvero arduo, perché quella del cioccolato è una materia davvero molto molto ricercata. Bentornato. Grazie, bentrovati. Si parla di cioccolato e si parla a volte troppo. L'italiano in linea di massima è una persona educata, vuol dire che se ha la bocca piena non parla. Allora vuol dire che non riempiamo abbastanza la bocca, perché se parliamo troppo di cioccolato non ne mangiamo. Difatti le statistiche ci vedono tra gli ultimi paesi industrializzati nel consumo del cioccolato, e qui abbiamo aperto una vera e propria discussione a questo punto internazionale con degli ospiti francesi e olandesi, campione del mondo di cioccolateria, e Pierre Hermé, noto professionista ben conosciuto in tutti i continenti. E abbiamo detto: ma perché in Italia in modo specifico non si consuma abbastanza cioccolato? È solo una questione di aspetto o è solo una questione di cultura? Insomma, da lì si apre un dibattito che non finirà certamente oggi ad Ost, ma che rischia di andare avanti per molto tempo. Beh, ci sarebbe davvero tantissimo da dire sul tema. Voi nel frattempo ne avete parlato nell'ambito dei tanti incontri organizzati in quest'area quest'anno. Sì, perché dobbiamo prima di tutto ribadire quali sono le regole per comprendere se un cioccolato a tutti gli effetti ha le caratteristiche di qualcosa di buono o di qualcosa di cattivo. E quindi partiamo dalla base: da dove si fa, come si fa. In questo piccolo laboratorio ci sono tutte le macchine con le quali si può produrre del cioccolato, e quindi viene spiegato in modo molto chiaro ai visitatori quali sono le caratteristiche, e dalla piantagione che deve avere il frutto a finire sulla trasformazione, il temperaggio, insomma tanti tanti piccoli passaggi, dove è un frutto molto sensibile la fava di cacao, quindi dovremo avere le massime attenzioni per fare in modo che questo frutto arrivi quanto più immacolato possibile sul tavolo, cioè nel suo involucro. E poi l'abbiamo ricordato, il cioccolato è un po' come il pesce: se è fresco è più buono. È un po' come poi tutte le materie prime che voi pasticcieri andate a trattare, li accarezzate, li coccolate, li tenete lì quasi come delle creature vive. Sì, è una questione di rispetto, eh? Riuscire a comprendere le caratteristiche di una materia prima, quindi sapere com'è fatta, vuol dire in qualche modo rispettare. Quando ho detto rispetto, proprio il rispetto della materia prima, quindi riuscire a quel punto, rispettandola, a cercare di cavare il meglio della materia prima fino ad arrivare al cliente finale. E il cliente finale lo sentirà, non è solo una questione di conoscenza o di cultura, è anche una questione di istinto. Se è buono, se è cattivo, lo si sente, basta chiudere gli occhi. Grazie al maestro Luigi Biasetto, che incontreremo prestissimo in un'altra occasione, prima ancora di incontrarlo nuovamente a SIGEP a Rimini. Grazie, grazie a voi, a presto.